Bentrovati a questa nuova edizione di Golfo News. Guardiamo i titoli, vediamo prima di tutto quelle che sono le principali notizie di oggi. Partiamo proprio da Formia, perché si è consumata oggi una triste vicenda che riguarda un autista di un autobus che, pensate, è stato colpito da un malore mentre guidava l'autobus. L'uomo purtroppo non ce l'ha fatta, ha perso la vita. Ma nell'incidente sono state coinvolte anche altre quattro autovetture. E poi parleremo di Pietro Mennea, lo sapete, è scomparso questo grande campione e Formia è in lutto per la sua morte. A Velletri invece, dopo mesi di indagini, è stato finalmente arrestato lo stupratore di Velletri. Poi vedremo la politica, la Regione Lazio, si è formata la giunta Zingaretti ed è la giunta più rosa d'Italia, perché pensate su 6, su 10 assessori, 6 sono donne. A Latina invece uno strano caso portato avanti da un postino definito infedele, pensate che buttava le lettere e la corrispondenza nelle campagne di Borgo San Michele. Poi ci sposteremo su Fondi Artis Arte, il concorso fotografico con al centro la natura. A Gaeta invece sempre appuntamenti con l'arte, Vivi l'Arte, la settimana di promozione culturale pronta nel comune di Gaeta. E poi chiuderemo con la giornata della memoria contro le mafie, oggi proprio il 21 marzo e Telegolfo RTG ha aderito come tanti altri media anche nazionali a questa giornata. Partiamo dalla cronaca e andiamo nel dettaglio perché c'è stato, come abbiamo detto nei titoli, un grave incidente a Formia. Poco prima delle 19 di ieri, proprio a via Vitruvio, l'autista di un autobus diretto a Scauri e Santi Cosma e Damiano è stato colto da un infarto mentre era alla guida. A causa del malore, l'uomo ha perso il controllo del grosso mezzo, travolgendo quattro auto parcheggiate e per il 54enne non c'è stato purtroppo nulla da fare. La strada centrale di Formia è rimasta chiusa al traffico per oltre 2 ore. Rimaniamo sempre su Formia perché è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada. È accaduto questa mattina intorno alle 8 nella zona di Vindicio a Formia. Secondo le prime informazioni, la vittima, un uomo, stava attraversando la strada quando un'auto lo ha investito sul posto, subito vigili del fuoco e ambulanze. E tutto il paese è in lutto per la morte di Pietro Mennea, ma anche il comune di Formia si stringe al cordoglio perché Pietro Mennea ha vissuto tanti anni proprio nel comune Pontino. Anche Formia è in lutto per la morte quindi di Pietro Mennea. Al centro CONI, il campione aveva vissuto ininterrottamente dal 70 al 79 e poi anche per le Olimpiadi degli anni 80, quindi ancora oggi la struttura è sede di preparazione per squadre nazionali e non solo, e Mennea aveva avuto la cittadinanza onoraria di Formia, città alla quale era rimasto molto legato. Cordoglio, commozione e dolore da parte del sindaco Michele Forte e dell'intera amministrazione comunale alla notizia sconvolgente della morte. Un grande atleta ed una persona stupenda che attraverso le sue medaglie olimpiche e i suoi record ha portato nel mondo anche il nome di Formia. Queste le parole che ci giungono dal comune di Formia in un comunicato.
Cambiamo del tutto argomento, ci spostiamo a Velletri perché la squadra mobile di Roma ha arrestato un tunisino di 26 anni, era lui lo stupratore di Velletri, responsabile delle violenze sessuali a due giovani donne compiute proprio a Velletri, vicino alla capitale, nella zona dei Castelli Romani. I fermi sono stati oggi convalidati dal GIP del Tribunale di Velletri e sembra essersi così concluso l'incubo che attanagliava da oltre un mese la cittadinanza dei Castelli, ma anche a Latina, dove si è diffusa una immotivata psicosi. A Frosinone una tragedia sui binari, ancora senza una spiegazione. Questa mattina lungo la tratta ferroviaria Cassino-Roma un uomo di 58 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno regionale diretto nella capitale. È accaduto intorno alle 9, l'uomo, la vittima, Giovanni Pascale di Villa Santa Lucia, purtroppo non ce l'ha fatta. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, dopo l'impatto il convoglio si è anche immediatamente fermato, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la tratta ferroviaria è rimasta chiusa per ben 4 ore. Lasciamo la pagina dedicata alla cronaca e ci spostiamo invece sulla politica, perché sono 10 gli assessori che sono saliti in queste ore alla Pisana nella regione Lazio, sono 4 uomini e ben 6 le donne. La nuova giunta del Lazio presieduta da Nicola Zingaretti, la percentuale della presenza femminile fa la giunta regionale del Lazio la più rosa d'Italia. I nuovi assessori sono inoltre tutti esterni al Consiglio regionale. Avevamo detto che avremmo cambiato tutto, dice Zingaretti, abbiamo cominciato e tutti i consiglieri nuovi. Ora rimane al presidente Zingaretti solo di assegnare le deleghe per Europa, turismo, economia del mare e protezione civile, dopodiché la giunta sarà al completo. Il recapito delle lettere a Latina a volte è un vero e proprio problema, perché sono state trovate nelle campagne inzuppate dalla pioggia a Borgo San Michele interi pacchi di corrispondenza. Triste protagonista di questa azione è un portalettere trentenne di un'importante agenzia postale. Il portalettere disonesto, al termine di una serie di accertamenti investigativi, è stato denunciato a piede libero per sottrazione e soppressione di corrispondenza. Da qui si è arrivati al postino, che non ha ottemperato al proprio servizio e che sarebbe stato già licenziato di tronco, ma le indagini non si fermano e qui sono in corso nuovi approfondimenti su altra corrispondenza smarrita dalla stessa società di recapito. Ci spostiamo adesso invece sulla pagina dedicata agli eventi nel sud pontino e partiamo da Rotaract Terracina Fondi, che presenta la seconda edizione del concorso fotografico Earth is Art. Con Simone Di Biase abbiamo incontrato Roberto Persico, che ci ha illustrato l'evento e ci ha spiegato la modalità di partecipazione. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di Fondi Web TV. Siamo con Roberto Persico, il presidente del Rotaract Club Terracina Fondi, che anche quest'anno per la seconda volta organizza il concorso fotografico Earth is Art. Che cosa cambia? Che cosa vi aspettate da questo concorso? Bene, allora, il concorso fotografico Earth is Art è organizzato dal Rotaract Club Terracina Fondi. Questa è un'associazione che è in forte espansione sul nostro territorio. Il concorso fotografico è patrocinato dal Rotary Padrino, Rotary Club Terracina Fondi, e dal sostegno che ci dà il CREIA per la splendida location nella quale ci permette di effettuare la mostra e soprattutto di organizzare quella che è la serata di premiazione del concorso fotografico il 5 maggio. Il concorso Earth is Art ha come tematica fondamentale quella della natura.
la natura che diventa arte. Personalmente sono colpito dalla tematica che anche quest'anno torna come centrale nell'invio di queste foto e nella realizzazione di queste foto, dove effettivamente c'è una struttura a tre. Ci sono tre tipologie di categorie. C'è la categoria territorio, dove grazie alla quale abbiamo ottenuto il patrocinio del Comune di Fondi, che ci permette appunto di far sì che sia i non avvezzi alla fotografia e sia chi invece è professionista possa scattare delle foto, ritrarre degli scorci del nostro territorio, delle nostre bellezze paesaggistiche e naturalistiche. Mi chiedevi delle altre due categorie. Le categorie, come dicevo, si suddividono in territorio, che ho appena spiegato, oltre frontiera, dove appunto possono arrivare foto da ogni parte, ogni angolo della terra. Quindi diciamo che i nostri partecipanti, i nostri concorrenti in queste foto possono in qualsiasi parte del nostro pianeta fare una foto, inviarla e partecipare per questa categoria, e quindi anche per i più avvezzi alla fotografia, i professionisti. Terza e ultima categoria è quella lei Under 21, e questa il Rotaract Club Terracina Fondi tiene molto. Perché? Perché la motivazione che ci spinge ad organizzare questo concorso è sicuramente quella di avvicinarci ai giovani, in modo tale da poterli far avvicinare al nostro Rotaract Club, alla nostra associazione, e un giorno da partecipanti del concorso fotografico diventare organizzatori stessi del concorso, che quest'anno viene organizzato dal prefetto Giorgio Carnevale e dalla tesoriera Giada Trani. Ci sono altre ovviamente informazioni che potete trovare sul nostro sito www.rotaract-terracinafondi.org. E ovviamente la premiazione si avrà il 5 maggio nella splendida location del Palazzo Caetani, e il concorso permetterà tutte le foto di essere esposte dal 3 di maggio al 12 di maggio, e le foto dovranno arrivare non oltre il 21 aprile alle ore 24. Da Fondi a Gaeta, perché non è certamente da meno, c'è una settimana interamente dedicata alla cultura. Dal 1 al 7 aprile l'amministrazione della città di Gaeta invita tutti a vivere un'intensa settimana di promozione culturale. Vivi l'arte, questo è il nome della lunga kermesse all'insegna dell'arte, della storia e della cultura di un territorio dal glorioso passato e ricco invece di creatività. Manifestazione che dà il via alla nuova iniziativa promossa dall'amministrazione Mitrano, Gaeta Grandi Eventi, finalizzata a coinvolgere cittadini e turisti non solo nel periodo estivo ma tutto l'anno. E adesso vediamo una serie di comunicati stampa. Il primo ci arriva dal comune di Minturno, precisamente da Gerardo Stefanelli. L'amministrazione comunale, si legge, si impegni immediatamente ad individuare soluzioni urgenti per assicurare la sicurezza di tutti gli edifici scolastici. È quanto afferma Gerardo Stefanelli, capogruppo di Minturno Cambia in Consiglio Comunale. Nelle ultime settimane serpeggia un sentimento di preoccupazione nei genitori degli alunni che frequentano le scuole elementari e medie del comune di Minturno. Un dubbio che rinasce dopo le polemiche avvenute negli anni passati e che hanno riguardato in particolare il plesso di via Italo Balbo. Conclude Stefanelli: si dia la certezza ai cittadini che i propri figli passano metà della giornata in ambienti sicuri e ovviamente a norma di legge. Un altro comunicato di cui noi diamo semplicemente notizia arriva dal comune di Cellole, perché per opportuna conoscenza si comunica che giovedì 28 marzo, con inizio alle 19:30 nella sala consiliare Montecuollo del comune di Cellole, il sindaco Aldo Izzo si confronterà con la cittadinanza per dare risposta a tutte le domande o quesiti che gli sono state poste per il tramite del blog Reazione Cellole.
Un'altra bella iniziativa, possiamo dire del tutto salutare, si terrà a Santi Cosma e Damiano, un'iniziativa intitolata L'olio delle colline a Santi Cosma e Damiano, che si terrà venerdì 22 marzo dalle ore 17 presso l'Auditorium Medaglia d'Oro al Merito Civile proprio del Comune di Santi Cosma e Damiano. Nell'occasione presenteranno i risultati degli studi sulle proprietà antitumorali dell'olio extravergine di oliva. È un'iniziativa molto importante realizzata con il contributo e la partecipazione del Comune e della Proloco di Santi Cosma e Damiano e dell'Associazione dei produttori di olio Aspol e l'Associazione culturale Capol di Latina, che tutti insieme hanno curato i contatti con i produttori e hanno controllato ovviamente la qualità. Chiudiamo questa giornata, questa edizione del nostro telegiornale con la notizia che oggi ovviamente è una giornata particolare. Il 21 marzo rompi il silenzio, rompi la tua voce, libera la tua voce nella giornata della memoria e dell'impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie. Questa giornata proposta dall'Associazione Libera, la rete si unisce per non dimenticare. Così il 21 marzo, proprio oggi, le web TV italiane e i media si uniscono per rilanciare il video realizzato per l'Associazione Libera. Telegolfo ha aderito a questa giornata contro le mafie e nel corso della nostra programmazione sarà possibile anche vedere questo speciale spot. Questa intanto era l'ultima notizia, però l'appuntamento, vi ricordo, è con le prossime edizioni di Golfo News.